Buongiorno a tutti, in questo tutorial vi mostrerò come creare una spugna filtro partendo da un foglio ritagliabile. Innanzitutto dobbiamo aprire la cassa filtro rimuovendo tutte le viti che la tengono chiusa. Ok, allora questa sarà la forma che dovrà assumere la nostra spugna. Come vedete, la forma è irregolare e ci sono anche dei punti in cui bisognerà forarla per poterla incastrare all'interno dell'airbox. La spugna non dovrà essere né troppo corta, poiché potrebbero entrare impurità grossolane all'interno dell'aspirazione, e né troppo larga perché una volta che poi noi andiamo a chiudere questa potrebbe deformarsi e allo stesso modo potrebbero entrare impurità. Per fare un lavoro fatto bene ci conviene prendere un cartone e pian pianino ritagliarlo in modo da ricreare la forma necessaria. Questa poi ci servirà come dima per riprodurre la stessa forma su spugna. Per velocizzare il lavoro possiamo dare una preforma alla nostra dima facendo e poi ritagliando il contorno esterno dell'airbox. Ok, adesso andremo a ritagliare il contorno. Ecco fatto. Adesso andremo a riprodurre la stessa forma su spugna e poi andremo a rifinirlo successivamente in modo da farla entrare dentro l'airbox. Ok, ecco la prima bozza di spugna. Adesso andremo ad appoggiarla sulla parte interna e, essendo un po' trasparente sotto, andremo un po' alla volta a sagomarla nel modo corretto. Una volta terminato il lavoro dovreste vedere qualcosa del genere. Andiamo poi a rimuovere le eventuali bave, imperfezioni, e poi il nostro filtro sarà terminato.